Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Mr. Calamarium, anche se ho la maschera, sono sempre io. Ovviamente dovevo completare questa parte della rubrica, un po' per fare visualizzazione, per cambiare un po' il look, come fanno alcuni, che però non mi capito perché usano questa maschera, ma secondo me è tutto per fare un po' scena, per far vedere poi la cosa in cui ci sia un po' di mistero. Vabbè, a parte gli Anonymous che la utilizzano per tutelare la loro privacy, viste le informazioni che danno. Però a volte non capisco, c'è un youtuber su internet di cui non faccio nomi, in cui dice solo cavolate nel suo canale e c'è la maschera. Comunque, allora oggi andremo a parlare della rivista numero 5 di di Journal Hacker. Scusate, mi riesco a parlare male con questa maschera, non capisco gli altri come fanno. Comunque, però è bella, ho preso questa qua con i led, sfiziosissima. Allora, rivista numero 5, di cosa parlava di firewall, quindi la protezione primaria che dovrebbero avere tutti gli utenti che hanno un computer. Come disse una volta Bill Gates, un computer sicuro è un computer spento. E cos'è un firewall? Un firewall è un dispositivo o un software che ci permette di non essere attaccato dagli hacker, perché gli hacker cosa fanno? Aprono delle porte, delle backdoor sul computer vittima per entrare e fare i propri comodi, oppure possono rintracciare degli IP e tramite l'IP fare un attacco di DOS e in questo modo mandano in panne il computer. I firewall più comuni sono quelli da software, come ho detto prima, e da hardware. Quelli da hardware sono dispositivi dedicati che si mettono a monte della rete e proteggono l'intera infrastruttura telematica. L'unico pecca è il costo. Ci sono anche dispositivi più economici fai da te che utilizzano Raspberry. Infatti potete andare anche su internet e ho sentito costruire uno. Infatti più avanti penso che forse ne farò anche uno e lo metterò nella sezione però elettronica, non in questa sezione qua. Invece quelli da software hanno il pregio che ce ne sono tantissimi e molti sono gratuiti e altri addirittura sono integrati nei propri antivirus. Allora, uno gratis molto famoso è proprio Zona Alarm, che vi consiglio di andare sul sito, in descrizione metterò anche il link. Poi ci sono gli antivirus come quello che ho io, che ho Bitdefender, in cui è integrato. Il problema è di quelli integrati che sono poco personalizzabili, in cui se ad esempio voglio impedire a un software in particolare di collegarsi a internet, non lo posso fare con quelli là tipo come ce l'ho io. Invece con Zona Alarm lo potete fare. Poi in alternativa esiste la possibilità di utilizzare il firmware di Windows, perché anche Windows ha un suo firmware in cui è possibile impedire un determinato software di collegarsi all'esterno o all'interno. Adesso vi faccio vedere come utilizzare quello di Windows per impedire le connessioni esterne. Il motivo, l'utilità di fare queste è proprio che ad esempio abbiamo un software che si aggiorna frequentemente, ci dà fastidio, oppure abbiamo un software di dubbia provenienza o non sicuro, perché non ci fidiamo tanto, allora gli vogliamo impedire di collegarsi a internet. Adesso vi faccio vedere come si fa. Il software in questione è Windows Defender Firewall. Con questa maschera riesco a parlare malissimo. Allora, impostazioni avanzate, per chi questo qui è bloccato da Bitdefender, per chi lo sostituisce, però si può comunque utilizzare. Chiudiamo questo, anche se qui dice queste impostazioni sono gestite dall'applicazione, ok, ma poco ci interessa, perché qui invece possiamo fare quello che vogliamo, quello che andremo praticamente a modificare per quella cosa di cui stiamo parlando, in cui blocchiamo o diamo il consenso a un software, e qua regole di connessione in entrata e regole di connessione in uscita. In pratica stabiliamo che un software debba avere il consenso all'entrata e all'uscita. Io qua, se vedete qui in basso, ho già dato una regola a questo software ZBrush,
anche se Data Brush si collega a internet per scaricare delle trame per il software, preferisco già quello, cioè il pacchetto che ho già a disposizione è più che sufficiente. Ok, allora come si fa a fare il gioco, cioè a dare una regola? È semplice, perché comunque in italiano, nuova regola qui in alto a destra, e qui stabiliamo se deve essere una un programma, addirittura una porta, oppure andiamo su personalizzata per fare un misto di regole che determinano il blocco. In questo caso io non voglio bloccare una porta, anche se questo potrebbe essere, può ritornare utile se abbiamo il sospetto che una determinata porta viene utilizzata in modo indiscriminato. Con questo qui possiamo fare questo blocco. Andiamo sul programma, apri, qui decidiamo il nome del programma, oppure andiamo direttamente a sfogliarlo tra quelli che abbiamo qui. Mo qui c'è questo, faccio sulla prova, poi dopo lo cancello. Avanti, qui do il consenso o blocco la connessione al software, quindi decido di bloccarlo. Avanti, e in quale posizione deve essere bloccato, dominio privato o pubblico. Qua poi gli metti il nome del programma, io in questo caso metto l'altro, che quello di rintracciare per cancellarlo. Fine, eccolo qua, e ce l'abbiamo qua sopra, bello già che è pronto. La stessa cosa ripeto per quello in uscita. Se vedete, io già avevo fatto una regola per questo tipo di programma, però vi faccio vedere di nuovo come si fa. Di nuovo ripeto, programma, avanti, sfoglia, icono software, ok, avanti, blocco la connessione, dominio è tutto, giro di nuovo una A, fine, e ce l'ho qui in alto. Ovviamente non è irreversibile, perché cliccando sopra posso di nuovo modificare e dargli il consenso a internet, e posso fare anche altre modifiche a riguardo. Adesso lo elimino, visto che comunque non voglio avere oltre regole impostate. Questa è l'interfaccia del router fornitomi dalla Telecom. Questo è il modello più vecchio, perché attualmente è uscito il modello in classe A++, di cui il software non so se è migliore o altro. Quello che interessa a noi è il servizio utilizzato e la protezione come primario, che è il firmware, o anche la possibilità di utilizzare un fare control, e se mi ricordo poi ho impostato qualcosa, no vabbè, dai, ho sperimentato, ma fatelo, non è proprio buono, non ve lo suggerisco. Questa maschera la devo modificare, qua devo tagliare la bocca. Allora entriamo, se vedete il livello che ho impostato è un livello medio, se impostiamo sul livello base praticamente ci permette tutte le connessioni di uscita, ma rifiuterà alcune in entrare che sono sconosciute. Io non lo considero molto sicuro, quindi l'ho messo su medium, in cui mi permette di avere una selezione su quelle lì in entrate che sono sconosciute. Invece il modello ha c'è una modalità alta, a meno che non siete utenti molto esperti, non ve lo suggerisco, perché blocca tantissimi servizi, compreso quelli che riguardano la navigazione. Infatti vi troverete quasi tutto in blocco, infatti l'ho provato io, è stato praticamente una tragedia, l'ho dovuto disattivare. La modalità migliore è questa qui, media. Ho abilitato tutti quelli che sono i controlli su IP4 e IP6, anche se non ci sono ancora, e poi ho salvato ovviamente. Ok, come software, per come sistema hardware, la prima difesa non è male, però ovviamente ogni router ha la sua caratteristica di protezione come firewall. Infatti questo qua è da team, questo qua però ce ne sono molti che costano un po' di più, che hanno dei livelli più alti. Però vi dico, vi avviso che in default quando li comprate, li installate, non vengono abilitate. Infatti questo qua era disabilitato, l'ho dovuto abilitare io la protezione. A questo punto ci siamo detti tutto. È un video molto breve, perché ve l'ho detto, io estrapolo solo quello che è interessante dalle riviste, anche che sono riviste molto vecchie e non c'è molto da dire.
Riguardo il firewall è importante, anche se molti lo danno per scontato, perché ci dà maggior protezione dagli attacchi degli hacker, anche se gli hacker non sono molto interessati a un computer utente, anche perché più che altro quelli che danno fastidio sono i ramer, che attaccano i computer giusto per divertirsi e combinano un po' di guai. Gli hacker veramente sono interessati alle infrastrutture più forti, quelle aziendali, di piccole aziende, è lì che vogliono creare più problemi. Per questo avere una protezione firewall anche a livello domestico comunque ci dà delle garanzie. Ok, a questo punto ho detto tutto, vi lascio qui una buona giornata e vi raccomando lasciate un like, anche perché mi sono impegnato con la mascherina. Alla prossima volta cerco di trovare un cappello tipo Anonymous, così completo un po' la cosa. Spero di trovare un cappello adatto. Buona giornata a voi.